Hello guys, Runner here, benvenuti in questo nuovo video, primo video in macchina in cui ovviamente cercherò di non morire mentre guido, però GG per me. Non penso che ci sia qualche regola stradale in quale dicono no Randy, guarda che non si può filmare mentre guidi. Sinceramente non lo so, però oggi c'è da fare, ho detto boh, quasi quasi vado a fare un giretto in macchina coi bros. Guarda quello che mi supera da destra, ma signore, vabbè, comunque e quindi niente, ho detto facciamo un giro in macchina coi bros, vediamo che succede, se poi viene una merda lo rigiro a casa e ggvp. Allora, oggi vorrei parlarvi a tutti quanti del problema tra virgolette FTB hardcore, perché abbiamo avuto appunto questa cosa bros che dobbiamo decidere che cazzo fare di quella serie. Allora, come avete visto, ho iniziato una mappa parkour per Minecraft e quindi quella sicuramente la portiamo avanti, la finiamo tranquillamente come proprio nel vecchio stile del canale per le mappe, per lo custom map. Per FTB io in questo momento sarei propenso a prenderci una pausa. Non so se poi finirà la serie, se poi non la continueremo, sinceramente questo non lo so. Però brothers, è inutile credo continuare per il momento quella serie, perché non c'è niente che dobbiamo fare e che soprattutto mi va di fare. Quindi per il momento io la stopperei. Vorrei sapere appunto i vostri commenti, cosa vorreste vedere. Però Minecraft comunque non mancherà, quindi non è un problema assolutamente. Vedrete che poi ci saranno tante nuove piccole cose. Ho trovato una serie di mappe grazie a un amico che sembrava molto interessanti, molto bestemmiose e non solo parkour. E quindi bros, penso che vi divertirete un bel po' a vedere me che bestemmio su Minecraft come non faccio da tempo, anche perché in hardcore, a parte per i draft, per i crafting, non è che ci sia ormai tanto da bestemmiare. Ho la cosa ultra mega iper potente e l'armatura e quindi c'è GG. Ah, guarda quello con la... c'è un tizio davanti a noi che voi ovviamente non potete vedere, che ha la targa azzeccata sul parabrezza di dietro. Perché? Cioè proprio sopra il vetro. Perché sul vetro? Vabbè, comunque, detto ciò, quindi il problema fulcro fondamentale del vlog di oggi era: che cazzo facciamo con FTB? Cosa vorreste che io facessi? Chiedo scusa. Io vi ho detto la mia. Proporrei un piccolo periodo di stallo in maniera tale da vedere se riusciamo a trovare qualcos'altro. Ci potrebbe anche essere un aumento della exit durante la settimana. Che non è una cattiva idea, quindi invece di farlo solo la domenica, semmai farlo due volte a settimana, tre no perché è troppo. Qua rallentiamo che c'è l'autovelox, ok, perfetto. Allora, altra multa evitata. E quindi non lo so, io sono propenso al fatto di fare appunto un paio di video a settimana di exit e fare i soliti tre video di Minecraft, però in altro genere. Togliamo per il momento la mod tecnica, che probabilmente tornerà, però sotto un altro aspetto, ecco. Vorrei fare una mod tecnica, un pacchetto tecnico, però con una buona dose di avventura, in maniera tale da poter intanto mantengo il cavalletto, da poter bilanciare le due cose, ecco, tutto qua. Quindi vediamo un attimo come si mette la storia. Spero di non essere troppo scuro nel video, troppo chiaro. Ho visto che all'inizio sembravo tipo essere nell'etere per la luce, ma purtroppo bros, sto guidando, mio Dio. Ok, sto guidando e quindi non è che posso mettermi lì a smanettare con l'impostazione della macchina fotografica. Se la metto su auto va per cazzi suoi e non mi piace. E quindi la teniamo così e GGVP a Randy. Siete contenti? Io sì. Perfetto, quindi primo vlog in macchina. Abbiamo questo dubbio sostanziale, sostanzioso appunto di Minecraft. Seconda cosa, volevo chiedere a tutti quanti di scrivermi nei commenti il perché
chi segue solo Minecraft sul mio canale segue solo Minecraft. Qual è il motivo per il quale appunto seguite solo Minecraft? Se c'è un motivo preciso, a buca, se c'è un motivo preciso, non lo so, perché è il vostro gioco preferito, oppure perché gli altri giochi non vi piacciono, oppure perché ancora i giochi che propongo sul canale non sono di vostro gradimento. Cioè, ci sono una svariata quantità di risposte a questa domanda, quindi non rispondetemi per piacere: sì, seguo Minecraft perché mi piace, perché se no vengo a casa vostra e vi stacco la testa uno a uno. E vi assicuro che non è divertente. Oh, piano 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 piano. Ok, no, perché ho paura che tipo la macchia fotografica, perché ogni tanto dondola, non so se notate, che è sopra un cavalletto, sì, però siamo comunque in macchina. Dovrei comprarmi una GoPro, la farò, tranquilli, ho già il pensiero di fare questa spesina. Dovrei comprarmi una GoPro e poterla mettere poi su un cavalletto piccolino, infrociato da qualche parte, una ventosa, una cosa, così che facciamo le riprese in macchina fighe. Però per il momento, visto che la GoPro costa 300 euro, ci accontentiamo della Reflex, E quindi niente, bro, cioè, la domanda sostanziale è questa: cosa volete che io faccia con Minecraft? E soprattutto, chi segue solo Minecraft? Perché segue solo Minecraft? Perché faccio cagare a commentare gli altri giochi? Potrebbe essere. Però fatemelo sapere nei commenti, perché se non me lo dite io non lo so, e quindi poi diventa un casino, e effettivamente è un casino. Io ho visto per esempio che la serie che avevo fatto tempo fa, non so se vi ricordate, un paio di settimane fa, di Mario, vi era piaciuta molto, e questa di Zelda un po' di meno, ma probabilmente perché Zelda è un gioco con i tempi molto lunghi ed è effettivamente difficile poterne fruire bene su YouTube, io me ne rendo conto. Quindi Zelda adesso subirà un notevole cambiamento, oppure lo toglieremo del tutto e lo faremo in altro modo, semmai in live, vediamo un attimino. Potrebbe anche essere una buona idea quella del live. Invece, guarda, questo è parcheggio in mezzo alla strada. Invece, per Monster Hunter voglio, ormai ci manca davvero poco per concludere tutti i mostri, o almeno tutti i mostri più importanti. Quindi io direi che questo deve girare, quindi fai passare prima me. La prima di questa macchina è inesistente. Perfetto. Ho là il cavalletto che balla. Ho là. Ci siamo. Siamo un po' scuri, cazzo. Vabbè, non fa niente. Sole, vieni a me, please. Comunque, dicevamo, togliamo questo. Quindi, a parte questa cosa qua, Monster Hunter ormai siamo davvero quasi alla fine. Quindi lo continuiamo e lo finiamo anche. E vorrei far tornare quella cavolo di rubrica dei giochi della settimana un po' più spesso, non dico tutte le settimane, ma almeno una volta ogni due, sì. E guarda, bello, raga, questo significa guidare a Napoli. Ok, si era stoppata la registrazione del filmato, non so perché. Stavo dicendo, io sto andando in una strada a 70 all'ora in cui si potrebbero fare circa 50. E quello mi supera col motorino tranquillamente, quindi sì, effettivamente grazie, questo significa proprio guidare a Napoli. Anzi, mo siamo in periferia, quindi si può anche fare. Se vi facessi vedere il traffico del centro, ci rimarremo tutto il pomeriggio. Quindi bro, per non dilungarmi, porca puttana, la dislessia, per non dilungarmi ancora, mi raccomando, fatemi sapere quello che volete vedere qua sul canale, se vi piace questa idea di stoppare un attimo FTB e riprendere un po' le custom map, aumentare un po' la exit e provare semmai qualche nuovo pacchetto, vedere un attimo come si evolve la storia, e poi per FTB ci pensiamo tutti insieme, nel caso facciamo o un bel video di tributo alla serie, che comunque è stata la serie più importante sul canale, comunque ci ho fatto tanti iscritti anche con questa serie, quindi mi sembra come minimo doveroso. Cavolo, c'è una rotonda, adesso si distrugge tutto. Mi sembra proprio doveroso dover porre il mio ringraziamento a questa serie, o con un video tributo, o comunque con un degno finale proprio col botto. E vi lascio proprio questa cosa, nel senso che non vi dico cosa intendo col botto, ma col botto. Quindi
I don't know, sinceramente, fatemi sapere quello che volete qua nei commenti. Io spero che il video si senta bene, si veda bene, soprattutto che non mi tocchi rigirarlo a casa perché non c'ho tempo. E niente, enjoy il Carnese con voi, mi raccomando, guidate bene, seguite le regole della strada proprio come faccio io, che non le rispetto. Enjoy il Carnese con voi, bye bye. We'll be right back.